anche perché con le pressioni che ha un corridore così, dichiarare che vuole arrivare ai 40 anni non è, è poco. Ma verrà al Giro prima dei 40 anni, ecco, mi auguro. Ecco qua, Radio Corsa, 12 gennaio, 19:30, Rai Sport 1, saremo qui e adesso andiamo a vedere come parcheggia la bicicletta Bonifazio e chiediamo se Diego Rosa parcheggia anche lui così. Ecco, Bonifazio che sta entrando nel parcheggio, eh? No, diciamo che non parcheggio così di solito, anzi. Poi sono al quinto piano, dovrei fare le scale a salire, è un po' un problema. È un po' una moda adesso, perché ho visto anche Fabio Aru che ha fatto un'impennata lì nella palestra in Sardegna. Ah, devo iniziare a allenarmi a casa, dite? Sì. Perché non riesci? Faccio ancora un po' fatica, non so, non è proprio il mio forte, quindi adesso mi alleno così magari guadagno qualche follower con qualche video. Sicuro. Allora, abbiamo visto che intanto Bonifazio però è entrato nel garage ma non ha preso il bigliettino e quindi fuori legge Bonifazio, e adesso andiamo a vedere invece Paolo Casalis, che da ciclista appassionato, spettatore della nostra trasmissione, ha detto: se vi interessa io ho fatto una cosina un po' particolare, cioè i 48 tornanti dello Stelvio senza manubrio di notte. E allora ha detto, vabbè, andiamo a vederlo. Grazie a Diego Rosa, grazie a Beppe Conti, grazie a tutto lo studio, buon Natale a tutti, veramente grazie ai ragazzi che rendono possibile questa trasmissione, li faremo a gennaio in nome di tutti, grazie veramente di cuore, e adesso gustiamoci Paolo Casalis. Finora mi è andata sempre bene, speriamo bene in seguito. La cosa più paurosa invece è che non mi fermo mai, quello che mi fa un po' paura, perché per me è una continua ricerca, capisci, che faccio, e a volte può portarti questa ricerca anche a cose gravi, insomma, però non riesco a fermarmi. Farla morire con me sarebbe una tragedia per me, capisci? Devo assolutamente tentare di farla. Posso tirarmi indietro. Ma io devo riuscire, devo arrivare lì, devo. Ok, è partito.